torna a riunirsi il consiglio comunale e Trani premia alcuni ex dipendenti che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di età e alcuni valorosi uomini del comando della polizia locale. Un segno di attenzione verso gli uomini migliori. Sì, un segno di attenzione nei confronti di chi ha speso una vita, 35-40 anni di servizio sono veramente tanti, e secondo ormai quella che posso definire una tradizione, anche se solo iniziata l'anno scorso, all'inizio dell'anno 2014 abbiamo premiato i dipendenti, ben 5 che sono andati in pensione nell'anno 2013. Abbiamo poi congiuntamente voluto riconoscere un encomio civico a un ufficiale di polizia locale e 3 sottufficiali che si sono distinti in un'operazione per nulla rutinaria per l'attività del corpo, perché hanno brillantemente collaborato con la compagnia carabinieri di Trani e più in generale ovviamente con l'autorità giudiziaria per addirittura arrestare 2 pericolosi criminali che si erano resi responsabili di numerosi furti d'auto. Questo dimostra chiaramente come la polizia locale è impegnata su veramente tutti i fronti e dimostra anche con grande attenzione quanto il governo centrale dovrebbe non operare più tagli neanche per i precari nei confronti di questa forza di polizia a tutti gli effetti, nei confronti della quale abbiamo voluto riconoscere un simbolico ma significativo momento di riconoscimento. Altrettanto importante saranno le decisioni che prenderete poi successivamente in tema di rimpinguamento delle forze di polizia locale, perché una città come Trani non può rimanere con una ventina di agenti in servizio. È come dire una situazione che andrebbe portata alla ribalta nazionale dall'ANCI, dai sindacati di categoria di queste forze di polizia, e va fatto veramente con molta forza e direi anche con molta puntualità. C'è il problema che l'ANCI ha purtroppo dichiarato, evidenziato come il governo centrale con questo decreto legge cosiddetto salva precari, poi convertito in legge, ha di fatto ammazzato i precari. Però noi abbiamo subito adottato delle contromisure. Quali sono? Abbiamo deliberato l'assunzione di 3 di quei 16 agenti a tempo determinato che, avendo fatto ricorso, avendo ottenuto una sentenza favorevole di primo grado, potevano immediatamente essere immessi in servizio e la loro missione avverrà veramente a giorni. E per quanto riguarda gli altri, purtroppo nell'immediato ci vediamo costretti a scorrere le graduatorie di altri concorsi esistenti nella provincia di Barletta-Andria-Trani proprio per rispettare la legge. Ovviamente l'auspicio è che anche quegli altri 13 agenti di polizia locale, cosiddetti precari, che per anni, e sottolineo per anni, hanno diligentemente prestato servizio a vantaggio della città di Trani, si possa in un qualche modo trovare una situazione, una soluzione per un nodo molto veramente complicato da sciogliere.